dopo partita di Ozzano Forlì con Damiano Brigo, che ha un diavolo per capello, anche se è difficile pensarlo. Ha in mano l'Ausorgan di Rozzano e ha un sassolino, togli dalla scarpa, Damiano, di. Allora, buonasera a tutti. Tra le altre cose, no, abbiamo, forse abbiamo vinto stasera in trasferta. Allora, nel giornalino di Ozzano, scusa anche se non guardo, c'è scritto, allora, Damiano Brigo, anche lui ha fondato anche lui l'anno scorso in Laguna con Venezia. Allora volevo dire, noi con Venezia siamo arrivati secondi in stagione regolare e abbiamo fatto la semifinale che l'abbiamo persa. Poi siamo arrivati alle quali di Coppa Italia a Milano e mi sembra che anche a Venezia, se non sbaglio, abbiamo vinto anche la Winter Cup. Allora, adesso voi che siete più intenditori di me e seguite di più i necessari di basket, Ozzano l'anno scorso cosa ha fatto? Mi sembra che abbia fatto una pura retrocessione per non retrocedere al secondo turno, sbaglio? Ok, basta, ho chiuso. Vediamo invece oggi, Forlì, vince. È una cattiveria gratuita che uno sciocco scrive delle cose veramente fuori luogo. Abbiamo avuto piacere, davvero, almeno ha avuto piacere, è stato giusto, so che tu abbia potuto esprimere il tuo rammarico. Parliamo invece di Forlì che vince e convince, direi, in trasferta, come non era capitato, né che vinceste né che convinceste in trasferta, questa volta tutte e due. Beh, abbiamo vinto, non so se abbiamo convinto, però abbiamo vinto. Bisogna anche dire che comunque siamo stati in vantaggio dall'inizio alla fine, abbiamo fatto, secondo me, una prova difensiva notevole. Mi spiace che adesso do da scrivere a qualcuno che dice perché ho sbagliato un rigore, è vero, ho sbagliato un rigore, infatti lì mi sarei asfaltato da solo, però bene o male, fortunatamente i miei compagni no. 10 piegamenti te la cavi, dai. Ho sbagliato un rigore, però ho fatto tante altre belle cose, non utilissime. E quindi sono anche soddisfatto. Garelli ha sottolineato il fatto che nel momento in cui vi siete un po' inceppati in attacco non vi siete squagliati in difesa e da lì avete tratto le energie per resistere e poi rilanciarvi. È vero, e stasera in difesa secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo chiuso bene Esposito. Barbieri ha trovato canestri sugli scarichi, cioè, però era inevitabile, non è che potevamo chiudere dappertutto. Però secondo me è andata bene, anche in difesa stasera siamo andati bene. Io spero che riusciamo a dare continuità adesso al campionato. È da qualche settimana che siete tormentati da questa domanda, tutti vi domandano, è la svolta? Domanda, è la svolta? No. Quando mai? Ma quando? Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie.